Sì, vogliamo riproporre quella che è la seconda edizione di Esperienza Artigiana sul Palco, vogliamo riportare la musica, vogliamo riportare l'arte, vogliamo anche noi dare un contributo attivo a quella che è la dinamicità di questa provincia, anche in questa grande capacità attrattiva turistica che ha. Lo facciamo con alcuni eventi, il primo sarà a Cristicchi, questo grande omaggio a Battiato, su una piazza importante di una città. Saremo in centro di Savigliano in collaborazione con l'amministrazione comunale, con il comune di Savigliano, con la banca CR Savigliano, per questo evento regalato alla città. Sarà un evento interamente gratuito che non parlerà soltanto di musica ma anche di sicurezza stradale, con la collaborazione della Polizia di Stato, perché vogliamo ricordare quanto è importante la sicurezza stradale in una provincia che purtroppo ha vissuto molti incidenti, molte tragedie, quindi è giusto ritornare su questo tema. E poi il 10 di settembre saremo a Mondovì con l'Esperienza Artigiana in Azienda, saremo dentro l'ECAT Campane, uniremo qui l'arte, la musica con la magia della campana e qui racconteremo quella che è la sicurezza sui luoghi di lavoro. Noi, come dicevo, siamo sede di residenza artistica dei Miraviglie, per cui abbiamo la fortuna di avere tutto l'anno artisti che vengono a Busca e preparano i loro spettacoli che verranno poi portati in giro per l'Italia e in giro per l'Europa. Avremo poi nel periodo estivo, nel mese di luglio, quattro venerdì dove ci saranno degli spettacoli nella piazza della Rossa, nella parte centrale di Busca. Avremo Carte da decifrare, che sarà l'1 e il 2 di luglio, dove ci saranno artisti e musicisti in abbinamento nei luoghi simbolo della città di Busca, che sono il Castello del Roccolo, che sono la collezione La Gaia e che è le cave di Alabastro, che sono ultimamente un sito molto frequentato. Sì, siamo alla 22esima edizione, Onde Sonore 2023, 14, 15, 16 luglio, due serate dedicate ai giovani. Vogliamo puntare a questo target con la serata soprattutto del sabato, inizieremo alle 18 a ballare sotto il palco con una serie di DJ fino alle 3, aperitivo, food, drink. E poi la domenica si cambia totalmente registro, un tributo alla band inglese, una delle band inglesi più famose al mondo, i Pink Floyd, portato in scena dai Pink Floyd Legend, una band, tribute band romana, con orchestra, coro, il coro è coro di Saluzzo, i Polifonici del Marchesato, e quindi una scelta importante per gli amanti della musica di questo genere particolare. Suoni del Monviso, 19esima edizione, 12 appuntamenti, 10 comuni, 6 ballate, un'estate assolutamente intensa. Iniziamo domenica 4 giugno a De Monte con le eccellenze del Conservatorio Ghedini, 7 giugno, a Saluzzo il Terres Contest dedicato ai giovani musicisti, poi il concerto di Madame al Colle di Valmala nel comune di Busca il 24 di giugno, nel mezzo il 17 e 18 giugno un evento dedicato alla comunità, per cui nel Filatoio di Caraglio arte, moda e musica per un weekend intero. Poi avremo l'8 luglio gli Eugenio in Via di Gioia a Piamunè di Paesana, 20 luglio Umberto Tozzi a San Front con Gloria Forever e il 30 luglio infine Biagio Antonacci chiuderà il proprio tour. Poi pausa per la parte centrale di agosto, torneremo il 27 di agosto a Montoso di Bagnolo, 29 agosto a Lagnasco nel Castello con i Tre Lilu, il 3 settembre Saluzzo, una giornata dedicata alla storia della canzone italiana, 100 anni di storia per coro e orchestra, e la gran chiusura poi a fine novembre, il 25 novembre, nella chiesa cattedrale di Saluzzo con il coro dei Polifonici del Marchesato, che sono tra l'altro gli organizzatori di tutto questo grande evento insieme all'orchestra Bruni, con l'esecuzione dello Stabat Mater di Jenkins.